La vegetazione ha invaso la fiumarella, che come potete constatare dalle immagini è completamente bloccata. La vegetazione, i rifiuti e anche detriti trasportati sicuramente dalle acque hanno bloccato e anche forse cambiato la morfologia del torrente. Diversi gli interventi fatti negli anni per evitare delle piene e quindi degli eventuali disastri. Di una stagione che si prevede di piogge parecchio copiose è davvero tragica ed allarmante. Il fiume Zaro che attraversa tutta la città di Catanzaro. La fiumarella è uno dei torrenti storici più conosciuti e a cui i catanzaresi sono anche più affezionati. Infatti attraversa tutta la città, Corvo, Santa Maria, fino a Catanzaro Lido, i quartieri più popolosi, i punti nevralgici del capoluogo di regione. Queste canne sono altissime, superano il ponte dove siamo noi appunto per fare queste riprese. In caso di piena sarebbero un vero e proprio tappo che comporterebbe un allagamento con possibili conseguenze anche tragiche. Siamo ancora qui sul pontino della Fiumarella, che è quello più vicino poi al quartiere di Catanzaro Lido. Anche qui la vegetazione è altissima, troppo alta in caso di alluvione o comunque di piena sarebbe pericolosissimo. Ma c'è un altro punto importante, qui ci sono dei lavori in corso. Venite e vi mostro quali sono. Ci sono degli scavi in corso e di qua c'è la fiumarella. Cerchiamo di avvicinarci, ma è molto difficile perché purtroppo le erbacce sono veramente tante. Nulla, anche sabbia, detriti di ogni tipo, un vero tappo per questo che è uno dei torrenti principali che attraversa tutta la città. Questa è l'acqua del torrente Fiumarella. Per il momento fortunatamente ancora non siamo in un periodo di piena, ma già con dei lavori e con delle attività di prevenzione fatte già negli anni scorsi, in particolare nel 2014 sono stati stabiliti degli interventi perché negli anni è stato monitorato il torrente e nel periodo invernale con le forti piogge che stanno caratterizzando gli ultimi anni in seguito al cambiamento climatico, l'acqua della Fiumarella aumentava e quindi la possibilità di piena cresceva sempre di più. Sono stati fatti degli interventi soprattutto in relazione alla vegetazione. Sopra questa vegetazione, sopra la fiumarella, passa il treno, la ferrovia. Qua, proprio al di sotto del pontino, c'è un odore nauseabondo, una fogna a cielo aperto. Secondo alcune testimonianze ci sarebbe uno scarico delle fogne proprio qui in questa zona che va poi nelle acque della Fiumarella e siamo proprio vicino al mare, quindi tutto questo poi sfocerebbe nel mare di Catanzaro Lido.